Sono qua con Silvia Dotti per presentarvi un progetto veramente molto molto bello e particolarissimo. Si chiama Le Tomo Leggende e Silvia è la nostra direttrice di collana, per cui passo subito la parola a lei che ci racconta di che cosa si tratta. Grazie Viviana e ciao a tutti. Come diceva Viviana, questo è un progetto molto molto particolare. Già dal nome Tomo Leggende, sappiamo subito che si tratta di una cosa ben specifica, quindi di qualsiasi cosa che riguardi fiabe, leggende o racconti del nostro patrimonio. Noi sappiamo tutti che le fiabe sono dei racconti ambientati nel mondo fantastico, le leggende, a differenza delle fiabe, traggono ispirazione dalla realtà, quindi mischiano, elementi della realtà con elementi del fantastico, quindi narrano di eventi miracolosi, narrano di eroi. Il motivo per cui è stato scelto questo tema, quindi le tomo leggende, perché la leggenda, diciamo che nasce un po' con la nostra storia, con l'uomo. L'uomo ha sempre cercato, correggimi Viviana se sbaglio, di spiegare proprio tutto attraverso i racconti. Pensiamo un po' alle civiltà antiche che cercavano di dare spiegazioni a fenomeni come il sorgere del sole piuttosto che l'alternarsi tra giorno e notte, che venivano spiegate appunto attraverso delle storie, dei miti o comunque delle leggende. Quindi l'idea di questa collana è appunto una collana focalizzata sulla ricerca del nostro patrimonio. Allora, il nostro patrimonio chiaramente in senso lato, perché comunque vengono accettati, elaborati sia da italiani che da stranieri in lingua italiana, giusto Viviana? È Sì, corretto. corretto. Ok, quindi non necessariamente deve essere qualcosa riguardante il nostro patrimonio italiano, ma qualsiasi patrimonio culturale che qualsiasi persona abbia voglia di condividere. Quindi, detto questo, quindi detto il motivo per cui si chiamano Tomo Leggende, detto anche cosa ci aspettiamo, che cosa stiamo cercando per questa collana, passiamo alla parte un pochino più tecnica. Allora, le Tomo Leggende, a differenza di altri scritti che vengono pubblicati da Tomo Ledigio Edizioni, non sono dedicati, sono libri illustrati, ma non dedicati necessariamente alla prima infanzia. Quindi ciò non esclude un pubblico giovane, ma apre le porte ad un pubblico adulto, adulto che si sente ancora bambino, perché comunque ama sempre questo mondo di fantasia e di magia, ma che abbia anche un interesse a un particolare genere, ovvero l'albo illustrato. Per cui anche le illustrazioni che dovranno avere questi testi devono essere delle illustrazioni evocative, quindi illustrazioni artistiche, diciamo, che accompagnino la storia piano piano. I libri, infatti, saranno tutti delle edizioni da collezione prevalentemente, quindi libri cartonati, rilegatura filorefe, ok? E formato A4, quindi proprio un libro pensato per essere custodito, così come si pensa anche alla storia che è narrata nel libro, una storia pensata per essere custodita e tramandata, ed è per questo che il tema sarà esclusivamente leggende, fiabe, ma non fiabe rielaborazioni di grandi classici come Cenerentola, Biancaneve, fiabe popolari, racconti popolari che quindi comunque attingono sempre dalla nostra tradizione, dal nostro patrimonio culturale, nostro, ripeto, non nostro italiano, ma nostro in senso lato, perché comunque chiunque può scrivere, a patto appunto che l'elaborato sia in lingua italiana, ma chiunque di qualsiasi nazionalità può presentare i propri elaborati per le tomo leggende. Correggimi se Viviana sono sbagliato, se Perfetto. ho saltato qualche passaggio, ma penso di avere detto quasi tutto, giusto?
Esatto, corretto. E collegato alle Tomo Leggende abbiamo deciso anche di indire un concorso letterario, di cui peraltro Silvia è la presidentessa di giuria. E questo concorso letterario si chiamerà Le Tomo Leggende, anche questo, e sarà pubblicato poi sul sito della Tomo Edizioni, appena il bando sarà completo. E prevede per il vincitore la pubblicazione all'interno di questa collana molto particolare e per noi veramente molto prestigiosa. E avrà anche un costo più alto rispetto ai concorsi letterari normali, perché obiettivamente si tratta di una collana che anche per la casa editrice è cara. Inoltre è un concorso veramente molto selettivo, quindi chi partecipa sa che la probabilità di vincere alla fine è abbastanza bassa, perché noi abbiamo previsto un unico premiato, un vincitore assoluto, anche perché con questa collana, Le Tomo Leggende, non vogliamo pubblicare molti libri all'anno, ne vogliamo pubblicare un numero molto limitato. Comunque la giuria si riserva anche la possibilità di dare dei premi speciali. Quindi cosa significa? Se ci arriva un manoscritto, uno scritto meritevole, quindi con delle belle illustrazioni, con una bella storia che si presta alla pubblicazione, potrà essere pubblicato in un'altra collana della Tomo Lo Edigio, se non ha le caratteristiche per le Tomo Leggende. Ma occasionalmente, se ci fossero degli ex aequo, saremmo contenti di pubblicarli, perché comunque stiamo cercando davvero qualcosa di molto particolare, qualcosa di speciale, diciamo, speciale per noi come casa editrice, speciale per il lettore e speciale per l'autore che viene pubblicato, il suo racconto, con le sue illustrazioni in una veste speciale. Quindi il formato A4 già è un formato molto grande, no? Il formato A4 è quello del quadernone, per intenderci. L'interno sarà patinato lucido o patinato opaco a seconda della tipologia di disegni che ci arriveranno. E sarà una rilegatura filorefe, come diceva Silvia, che è una rilegatura prestigiosa ma anche costosa. Quindi da parte di tutti ci sarà, secondo noi, secondo me, secondo Silvia, un bel salto di qualità, quindi una collana dedicata proprio ai collezionisti, a quelli che amano questo tipo di albo illustrato. Ma noi cominceremo con un albo illustrato specifico, vero Silvia? Quest'anno, 2021, vedrà la luce il primo albo delle Tomo Leggende. Ce ne vuoi parlare brevemente? Sì, volentieri. Allora, questo nuovo albo illustrato che ha come tema Le signore di Lavanon e i loro segreti, nasce un po' di tempo fa. Io ho sempre amato le storie dei Cavalieri della Tavola Rotonda, quindi Re Artù, la storia d'amore tra Ginevra e Lancillotto. E in particolare ho sempre amato le figure delle donne che popolavano questi racconti. Quindi un po' di tempo fa decisi di far parlare ognuna di queste donne e far raccontare la sua storia in prima persona. Quindi in questo libro, di cui non voglio svelarvi troppo, comunque ci saranno delle signore di Avalon, quindi delle signore che sono protagoniste dei vari racconti del ciclo arturiano. Alcune sono molto famose come Ginevra piuttosto che Morgana, altre un po' meno famose come Damma Ragnell, e c'è una figura in particolare che io amo tantissimo, la signora di Charlotte, che trae le sue origini da questo ciclo, però diciamo che la signora di Charlotte che conosciamo noi è per lo più frutto della rielaborazione di Tennyson, quindi della sua poesia omonima, e quindi si chiama appunto The Lady of Shalott, quindi la signora di Shalott. Niente, io le ho fatte parlare in prima persona e ho fatto raccontare a ciascuna la sua storia.
Quindi non tutta chiaramente la sua storia nei dettagli, ma solo le parti più salienti, ovvero quelle che hanno formato di più queste donne. E a corredo di questi racconti ci sono ovviamente le mie illustrazioni. È un progetto a cui tengo molto e sono veramente molto contenta di poter inaugurare, diciamo, questa collana in questo modo. E ringrazio appunto la Tomo Edizioni per avermi dato anche questa possibilità. Grazie a te Silvia. E, diciamo anche che Silvia sarà il presidente di giuria e fra i giurati ci saranno Elena Rossetti, che è la nostra responsabile grafica, e io come responsabile della casa editrice. Quindi sarà una giuria femminile questa. Esatto. Mi sto rendendo conto adesso. Giuria femminile che però sicuramente lavorerà bene e con imparzialità. Quindi noi aspettiamo i vostri manoscritti, a breve ci sarà la pubblicazione del bando, lo stiamo ultimando ora per definire bene tutti i termini di partecipazione e nel frattempo però potete vedere questo video e diffonderlo e capire anche se siete interessati a partecipare al nostro concorso letterario. Quindi io direi grazie a tutti per averci ascoltato. Grazie a tutti e non vediamo l'ora di leggervi. Esatto, ciao a tutti. Ciao.